il povero, tu sei comparso così sulla terra per stroncare la superbia, per abbattere l'arterigia, causa della nostra rovina. O Gesù, che hai stabilito nell'umiltà la grandezza dell'uomo, rendici umili davanti a te, fa che abbassiamo il capo davanti a te e scegliamo sempre l'ultimo posto nel nostro servizio. Ti chiediamo che tutti gli uomini ci comandino. Ti chiediamo, Signore, di obbedire a tutti. Questa è la sapienza dei santi, come tu obbedisci a tutti noi. Tu stai dove ti mettiamo, tu ti lasci ingoiare da chiunque ti ingoia. Tu scendi nel corpo disgraziato, impuro di tante persone, non ti ribelli. Tu ti lasci toccare da mani cattive, insanguinate, non ti ribelli. Tu ti lasci portare a destra e a sinistra e non ti ribelli. Ogni volta che ti chiamiamo nel sacro rito tu vieni. Signore Gesù, mite ed umile di cuore, tu che ti sei umiliato e annichilato, ami pietà di noi che siamo poveri e superbi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo. Oggi e sempre sia lodato. O Gesù mio sacramentato. Molto soave di Gesù. Gesù, nostra madre, cantava la sua misericordia e di generazione in generazione. Egli ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. O Gesù, tu sei il misericordioso, ti usi misericordia verso gli umili, i poveri, gli ammalati, gli emarginati. Tu usi la tua potenza per soccorrerci, per venirci incontro nei nostri bisogni. Ecco l'uso della tua potenza per crearci un clima di amore, di soccorso, di aiuto. La tua potenza tu la usi, Signore, a favore degli umili, per risollevarli, degli affamati, per dare loro il pane, degli ignudi, per rivestirli. Ma guai, oh Signore,
a chi si oppone ai umili e ai poveri, che sono i tuoi figli. Guai ai ricchi, guai ai potenti della terra, perché saranno rovesciati dai loro troni, perché i ricchi saranno rimandati a mani vuote, perché tu resisti ai superbi e innalzi gli umili. O Signore Gesù, umile tra gli umili, povero tra gli poveri, noi siamo il tuo regno, noi vogliamo restare con te, con i connotati che tu hai e che tu vuoi dare a noi. Non c'è posto nel tuo regno per i superbi millantatori, per i ricchi, per i potenti, per coloro che contano, per coloro che opprimono i loro fratelli, per coloro che nell'alterigia dominano gli altri. Tu, o Signore, nel tuo regno vuoi gli umili, vuoi i poveri, vuoi i miti. Tu ti diretti nello stare coi figli degli uomini, perché tu sei il Signore che ti sei fatto umile e povero. Il tuo regno è di poveri, il tuo regno è di umili, il tuo regno è di oppressi, ma tu li fai ricchi, tu li esalti. Egli ha guardato l'umiltà della sua serva, ed ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. O Gesù, umile di cuore, mite di cuore, noi ti esaltiamo questa sera, ti benediciamo e ti chiediamo che questi tuoi sentimenti penetrino dentro il nostro cuore per essere a te graditi. Lode e gloria a te, Signore. La misericordia del Signore in eterno canterò. La misericordia del Signore in eterno canterò. Gesù vuole entrare in casa nostra, vuole entrare nella casa di Betania per consolare, vuole entrare nella casa di Giairo per risuscitare una morta, vuole entrare nella casa di chi è ammalato, della suocera di Pietro, per guarirla. Voglio entrare in casa tua per portare la salvezza, per portare la salute, per portare la vita, per portare la consolazione. Aprimi le porte della tua casa, io voglio entrare nella tua casa, voglio entrare nella tua famiglia. Aprimi le porte, dove entro io, entra la luce, la salvezza, la gioia, la consolazione, la vita. Aprimi le porte, io voglio entrare. Chi mi apre? Io lo farò cenare con me, siederò con lui ed egli avrà il frutto della vita. Sì, o Signore Gesù, tu vuoi entrare in casa nostra questa sera. Vuoi che noi spalanchiamo la porta del cuore. Poco importa che colore ha la nostra porta, se la nostra casa è piccola o grande, se è sporca o se è pulita, ma tu vuoi entrare
in casa mia questa sera. Tu vuoi entrare nella mia vita, ti voglio aprire la porta della mia vita. Entra nella mia vita, Signore, porta la luce, la forza, l'amore, la misericordia. Porta la gioia e la pace, porta la tua consolazione, porta la tua presenza, Signore. Vieni a casa mia, fratelli e sorelle che mi ascoltate, Gesù chiede di entrare a casa. Nessuno chiude in faccia a Gesù la porta del suo cuore, della sua vita, la porta della sua famiglia. Tu ti lamenti che le cose in casa vanno male. Apri la porta, Gesù. Apri la porta a me, dice il Signore. Fammi entrare. Se non altro entrerà un po' di luce, un po' di pace, entrerà la salute, la salvezza, perché io sono un Dio compassionevole, io sono venuto al mondo per salvarvi. Sì, o Signore Gesù, noi vogliamo ascoltare la tua voce stasera e qui prostrate davanti a te, ti diciamo: entra, Signore, a casa mia. Entra in casa mia, oh Signore. Vieni a casa mia, Signore. Entra nella casa della mia famiglia. Entra, Signore. Siamo sinistrati. Siamo ammalati. Siamo rovinati. Siamo divisi. Non c'è più pace, non c'è più pace, non c'è salute, non c'è salute. C'è subbuglio a casa mia, c'è subbuglio a casa mia. Incomprensione, incomprensione, malessere, malessere, malattia, malattia, povertà. Entra in casa mia, entra, Signore, in casa mia. Vieni a stare un momento a casa mia. Vieni. Vieni, Signore Gesù. Vieni. Entra in casa mia. Entra in casa mia. O Gesù, o Gesù. E porta con te Maria. E entra in casa mia. Davanti a quel ferito sulla via tra Gerico e Gerusalemme ti fermasti perché avevi compassione. Davanti alla folla allargasti le braccia, moltiplicasti il pane perché avevi compassione. Davanti agli ammalati ti commuovevi, avevi la compassione e li guarivi. Oh Gesù, dacci la tua compassione, in modo che noi non alterchiamo gli uni con gli altri. Quanta miseria c'è attorno a noi, fa che non pensiamo alle nostre piccole miserie, e pensiamo alla grande miseria che c'è attorno a noi. Quanta rovina materiale e morale. Quanto male c'è in mezzo a noi, oh Gesù, dacci la compassione, fa che guardiamo con occhio d'amore tanti poveri, tanti bambini, tanti drogati, tanti miserabili, tanti uomini rovinati. Fa, oh Signore, che il nostro cuore si commuova davanti a tanta miseria. Non pensiamo alle piccole cose nostre, ma allarghiamo il cuore alla miseria del mondo, alla miseria grande dei nostri fratelli, e ti preghiamo perché soltanto tu puoi venire in soccorso di questo mondo rovinato, soltanto tu puoi risanare le nostre famiglie,
Vuoi risanare questa società, vuoi risanare tanti e tante persone che vanno alla deriva, che hanno perduto la strada, che si sono smarrite nelle vie di questo mondo. Soccorri i poveri, aiuta i miseri, chiama i giovani perduti, soccorri i bambini, soccorri le famiglie. Signore Gesù, fa che noi siamo gli occhi tuoi per avere compassione, le braccia tue per tenderle verso chi ha bisogno, i piedi tuoi per camminare incontro ai nostri fratelli che hanno bisogno di te. Oh Gesù, dacci questa sera un cuore compassionevole, un cuore misericordioso, un cuore pieno di amore. Amen. Guarda, Signore, il mio dolore, guarda, Signore, la mia ferita, guarda, Signore, non ce la faccio più, vieni, Signore. Yami liana mani vai shire noram Veni mi arana ki mi andori anavaiore Yeri mi arayore I miei figli sono malati, Signore. Mio marito mi ha abbandonato. Vieni, Signore Gesù. La mia casa è rovinata. Io non ce la faccio più, Signore. Vieni, Signore. Io mi ti rianna e si rianu a io. Chiarana io ne ama tu, Signore. Come to io ti curiane mu. Marua mia che durana mu. Amma shumi koti manturu. E cura tu sti kotava tu sti. Signore Gesù, siamo qui poveri, umili, miserabili, ma a chi dobbiamo invocare, a chi dobbiamo ricorrere se non a te? Gesù, noi facciamo ricorso a te questa sera, tu solo puoi venirci in aiuto. Oh Gesù, noi ci prostriamo davanti a te, ti adoriamo, ti benediciamo perché sei venuto in mezzo a noi e cammini con noi. Benediciamo tuo Padre che ti ha mandato qui sulla terra per la nostra salvezza. Guarda la nostra miseria, vieni il nostro soccorso, vieni Signore Gesù. Vieni, Gesù, Gesù, per alcune persone che da tanto tempo vengono qua. Signore dice, avete affermato, è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti, dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti,
nell'avere frequentato le sorelle, nell'essere entrati in questo Tempio. Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Ma il Signore dice: convertitevi. Quando vi convertirete, vedrete la differenza che passa tra il giusto e l'empio. Io ho compassione di voi, come il Padre ha compassione del Figlio che lo serve. Allora vi vedrete quale differenza passa tra chi serve Dio e chi non lo serve. È parola del Signore in Malachia. O Signore, fa che questa parola penetri in noi e per alcune persone che si lamentano perché non hanno visto nulla, hanno osservato i Suoi comandamenti, sono venuto qui tante e tante volte e non c'è stato verso per uscire da certe situazioni, non hanno avuto quasi nulla. E allora che vantaggi abbiamo avuto dall'essere venuti, dal servire il Signore? E il Signore dice: convertitevi a me. Io sono il Padre, voi siete figli. E un giorno comprenderete la differenza che passa tra chi mi serve e chi non mi serve, tra chi sta con me e chi non sta con me. Perseverate e vedrete. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il